Ciao, ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Adesso vedremo questo piccolissimo video soltanto per vedere quando è il momento di infornare, perché spesso me lo chiedete, e come fare i tagli, proprio una pillola. Sì, in questo momento sono un pochino rallentata con i video, è un momento così. Un po' di riposo ogni tanto ci vuole, però sul canale trovate, se andate sulla playlist e andate su pane con lievito madre, ne trovate tantissimi, veramente tanti. Sono credo più di 200 video recenti e meno recenti. Quindi se volete divertitevi a guardare quelli che ci sono. Bene, seguiamo insieme allora questo piccolissimo video. Allora, ho preparato, avete visto la postazione per registrare, poi metto il link dei prodotti che sto usando. Vedete, questo è il pane dopo la seconda lievitazione, si è gonfiato, sono passate circa 4 ore, 3 ore e mezza. Faccio la prova a dito, scusate il guanto, e vedete, sta tornando lentamente su. Se tornava velocemente su, poteva stare ancora un pochino a lievitare. Invece torna lentamente, vedete, piano piano, e quindi io ho già acceso il forno per portarlo a temperatura. Quindi questo è il momento giusto, quando è ancora bello gonfio, perché se fosse passato troppo tempo, la buca sarebbe rimasta fissa, cominciava a passare di lievitazione, e allora a quel punto bisognava proprio correre ad infornare. Invece prendendolo a questo punto che è ancora bello gonfio, vedete, possiamo fare tranquillamente i tagli. Ho preparato il mio taglierino e vado a fare, sistemo un pochino, a fare un taglio non al centro, un pochino inclinato verso un lato, così taglio velocemente e poi affondo un altro pochino con la lama di traverso. Questo taglierino è molto comodo, si può cambiare la lametta tranquillamente. Poi ecco, faccio una spighetta, vedete, prima affondo per fare le foglioline e poi leggero al centro faccio come se fosse il filo della spiga. Piano piano, senza tagliarci, qui ho accelerato un pochino, facciamo un po' di erbetta sotto ed ecco qua. Non è che mi metto lì a fare disegni da Oscar, però una spighetta ci sta bene e vado subito ad infornare. Allora, ho messo a 250, ho messo 40, 50 minuti, 50 minuti, ma gli ultimi 10 minuti a spiffero. Ho messo il vapore, la funzione vapore, e adesso vi faccio vedere il risultato. Eccolo qua. E adesso lo lasciamo raffreddare naturalmente. Bene, ciao a tutti, grazie per la visione di questa pillola di panificazione. Ciao ciao!